Ave Johannes Lucas Odalis. Salvus sis, Michaelis carissima, quidim meglio dire. Maximo cum gaudio undecimam edizionem certaminis Muticensis omnibus nuntio. Cur tam gravi voce, amice, quid nam mergo? Nil melius quam instar Ciceronis in foro verba facere, ceterum uius editionis argumentum voces sonos rumoresque prebet. O te, Michaelis, celebri felicem, pluris opte Bene, salve a tutti, io sono Michele Blandino, facem. E io sono Gianluca Vindigna. siamo docenti Siamo di entrambi. Questa lettere, entrambi docenti di lettere che partecipano volta quest'anno, colleghi. e stavolta Colleghi, colleghi, lo colleghi, dobbiamo appunto colleghi. dire, Devo dirlo. parteciperemo insieme ad una edizione, spero strepitosa, del Certamen Muticenze, l'undicesima. Sarà un'edizione online, anche questa volta, e però ce la metteremo tutta perché possa essere degna delle edizioni precedenti. Tanto può dire che partecipiamo perché siamo, insomma, membri della commissione esaminatrice, non concorriamoci, Certo. partecipiamo in questo tempo. Ovviamente. Allora, cosa possiamo dire innanzitutto così perché i docenti preparatori o gli studenti che vorranno partecipare siano più consapevoli di questa gara? Innanzitutto le sezioni, no? Quindi abbiamo due sezioni di gara. La prima è rivolta a studenti del secondo e del terzo anno, mentre la seconda a studenti del quarto e del quinto anno. Però, diciamo, mentre diciamo, nella prima gli autori sono Aulo Gellio, Cornelio Nepote, Valerio Massimo e anche Svetonio, nella seconda ci saranno autori come Cicerone, Seneca, Quintiliano e Plinio il Vecchio. Ovviamente le prove saranno tarate in base ai livelli raggiunti in entrambe le sezioni nel percorso liceale seguito dagli studenti. Ma quando sarà, giusto per dare delle indicazioni temporali, Gianluca, questo certamen? Sì, certamente. Innanzitutto con un'accurata selezione, poiché non ci siano casi di coincidenza con tutti gli altri certamini, perché ci sono tutti i cicli in Italia, il nostro certamen sarà il giorno 23 marzo 2022. Quello che bisogna dire, che è importante, è che gli studenti non devono spaventarsi, perché avranno a disposizione 5 ore, quindi il tempo ce l'ha. La gara comincerà alle ore 14:30 e finirà alle 19:30. Ovviamente, come ha detto il mio collega Michele, sarà online e si potrà accedere alla gara mediante la piattaforma Microsoft Teams della scuola. Quale scuola? Ovviamente stiamo parlando dell'istituto superiore in cui insegna Michele, cioè il Classico Galilei Cappadocia. Ovviamente basterà accedere al sito della scuola per poter visionare il bando e tutt'altro. Ora faccio dire a Michele il sito, lo sa meglio, però aggiungo che i termini di scadenza per quanto riguarda l'iscrizione appunto sono indicati per giorno 7 marzo, quindi fino al giorno 7 marzo vi sarà l'opportunità, per chi è interessato, avrà i requisiti appunto di iscriversi a questa gara. Continua, Riccardo. Ok, allora il sito ovviamente è www.galileicampailla.edu.it, dove nell'apposita sezione relativa appunto al certamen troverete tutte le informazioni utili per partecipare. E aggiorneremo appunto costantemente questa pagina.
Proprio anche in questa sezione noi, a partire dalla fine di febbraio, metteremo dei link a disposizione di studenti partecipanti e docenti preparatori. Per esempio, creeremo dei video tutorial che aiuteranno i partecipanti a prepararsi al meglio alla gara. Daremo anche materiale bibliografico, alcuni estratti appunto di quello che è citato nella bibliografia, e infine creeremo per voi delle simulazioni di gara. Quindi faremo in modo che voi partecipiate al certamen con una solida preparazione. Vero Gianluca? Sì, assolutamente, ma anche perché noi abbiamo detto una commissione, insomma, esaminatrice, che è quella dove ci siamo noi, i colleghi, i docenti di lettere, di licenza, insomma, di Vatice, cioè, della provincia di Ragusa, però dobbiamo dire ovviamente qual è la commissione giudicatrice. Ecco, Eh di tu quali sì, nomi ci sono? allora abbiamo, diciamo, l'onore di ospitare quest'anno Maurizio Bettini, il professore Maurizio Bettini, visto che la tematica riguarda la fonosfera del mondo antico, non poteva mancare questo luminare. Insieme ovviamente a Marco Promisano e ad Eva Cantarella, che sono con noi già da 5 edizioni, questa per loro è la sesta edizione, Sì. e poi Laura Pepe e infine Massimo Raffa, che è un professore che è autore di un libro che riguarda il mito e la musica nel mondo antico, e che ovviamente non poteva anche lui mancare nella rosa della commissione giudicatrice. Che altro dire, Gianluca? Quello che possiamo dire innanzitutto è che nonostante la situazione della pandemia noi non ci fermiamo e nonostante molte cose si siano fermate nel mondo, come è logico che sia, la cultura dimostriamo tramite questa competizione che può continuare ad essere trasmessa e sebbene online non ci proveremo dei modi e al massimo delle forze. Quindi non dubitiamo. Ragazzi, prepariamoci al massimo perché la competizione sarà assolutamente seria e degna appunto del livello che merita. Vos Possiamo omnes candidarci. expectabimus. Cum ora costituta ad venerem, scegliere. Optime valette!